Al terzo piano di questo edificio, polizie ed artificieri lavorano da ore senza sosta, tutta l'area circostante è da mettere in sicurezza, chiudendola al traffico ed evacuando gli abitanti del quartiere. Perché all'interno di quell'anonimo appartamento si trova un arsenale tale da mettere in difficoltà persino i maggiori esperti di esplosivi. Una vera e propria Santa Barbara, quella di James Holmes, l'uomo che ieri, munito di un fucile, di una pistola e di una maschera antigas, ha sparato all'impazzata all'interno di un cinema gremito di ragazzi per la prima di Batman. Ad oltre 24 ore dall'ennesima incomprensibile strage americana con i suoi 12 morti ed almeno 60 feriti, gli inquirenti cominciano a fornire le prime informazioni di cui dispongono. L'uomo, 24 anni, arrestato subito dopo la carneficina, ha imbottito casa sua di un numero tale di bombe ed esplosivi che non è possibile disinnescarli senza rischio e che per farle detonare serviranno dei robot. Tutte armi acquistate legalmente negli ultimi 6 mesi, mentre su internet l'assassino avrebbe comprato più di 6.000 cartucce e numerosi caricatori per fucili d'assalto in grado di sparare 60 pallottole al minuto. La mente malata avrebbe anche ordito un diabolico piano per far saltare il quartiere, azionare con un timer la musica a tutto volume durante la notte, in modo che chi fosse entrato nell'appartamento avrebbe fatto esplodere tutto. Emulo del Joker, lo storico antagonista di Batman, Holmes sarebbe anche un frequentatore di siti per incontri occasionali. A chi lo contatta chiede se verrà mai a trovarlo in prigione, come se avesse già previsto il suo destino di massacratore.